Bella raga, la vostra grande Capita Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena è terminato l'attesa prima giornata di campionato per la Roma, Roma-Genoa, terminata con pirotecnico 3-3 tra Roma e Genoa, con vantaggio della Roma il sesto con Under, pareggia il sedicesimo di Pinamonti, ritorna in vantaggio la Roma col trentesimo con Dzeko, ripareggia sul rigore il 43esimo Domenico Crisito sul rigore, ritorno in vantaggio la Roma e 49esimo con Kolarov e pareggio definitivo a 70esimo su Koné. La Roma ha vantaggio subito al sesto con un bellissimo gol su assist di Dzeko di Under, entra dentro la fa un bellissimo tiro a giro, va in vantaggio. Si vedono subito le pecche difensive della Roma che comunque aveva rischiato di raddoppiare con Pinamonti. Assist di Romero, lesto da dentro l'aria, Pinamonti a battere di prima intenzione, pareggio 1-1. Poche dopo minuti si rifà sotto la Roma molto bene nella fase difensiva e molto male nella fase difensiva e molto bene nella fase offensiva. Scusate, il trentesimo fa un grandissimo gol Dzeko, passaggio di Cristante, da dentro l'area fa due o tre dribbling molto molto stretti, la batte raso terra, spiazza il portiere Radu ed è già un bellissimo gol di Dzeko che ne dribbla tre nello strettissimo dentro l'area, la infila sul palo raso terra Pulunga, bellissimo vantaggio della Roma. Sfiora il 3-1 con una sassata da fuori area su uno schema di Florenzi centrale molto forte, molto buono Radu, ma ingenuità clamorosa da molti detto scarsissimo difensore di Jesus, con Pinamonti che non avrebbe mai potuto segnare, questa è la porta, guardate, lui era qua, lo faccia in maniera stupidissima, Jesus, rigore sacrosanto, non gli interessa a nessuno che fate l'ingenuità, là è rigore, perché prende solo le gambe di Pinamonti e non il pallone, trasforma dal dischetto Domenico Crisito e finisce 2-2. Se inizia il secondo tempo, 49esimo, punizione di Kolarov che batte la traversa e poi va giù, il silent check dice che gol e vantaggio della Roma. Questo non basta, va ancora in bambola la difesa della Roma perché al 70esimo, bella azione comunque del Genoa, su assi di Ghione si trova da solo sulla parte di qua a centro aria, come i due difensori centrali non lo seguono, si trova da solo a tu per tu col portiere della Roma, colpo di testa, tuffo di pesce, arriva 3-3. La Roma cerca disperatamente gli ultimi 20 minuti di cercare di portare su 4-3, addirittura c'è una clamorosa occasione per il Genoa, grande parata del portiere della Roma, ma se fosse stato in gol in ribattuta sarebbe stato annullato. Finisce così Roma-Genoa 3-3, molto bene la Roma nella fase offensiva, molto molto male nella fase difensiva. Si vede che gli serve proprio un difensore centrale d'esperienza perché è entrato Mancini per le varche dell'Atalanta, ma il terzo gol l'hanno preso soprattutto purtroppo per colpa di Mancini. Mezza delusione per la Roma che inizia il campionato con un pareggio interno per 3-3 con un buon Genoa che mi è piaciuto, ha giocato molto bene Pinamonti con me e anche Scione per le varche dall'area ha fatto secondo me a centrocampo una gran bella partita. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi al mio canale sempre comunque, forza Napoli, ciao a voi.